Francesca De André ha deciso di parlare pubblicamente della sua recente esperienza in ospedale, dove è stata ricoverata d'urgenza dopo aver ingerito accidentalmente del detersivo, scambiandolo per dello yogurt. La giovane ha condiviso la sua storia su Instagram, spiegando nei dettagli l'incidente che l'ha portata a rischiare seri danni alla salute. Nonostante molti abbiano espresso solidarietà, altri l'hanno criticata per cercare visibilità e non aver notato il forte odore del prodotto chimico. Francesca ha sottolineato che il suo intento non era suscitare pietà, ma condividere la sua esperienza. Ha raccontato di aver scambiato il detersivo per yogurt per un momento di distrazione in cucina e di aver avvertito subito che non era ciò che sembrava. Purtroppo, anche una piccola quantità ha causato danni interni significativi a causa della presenza di acqua ossigenata e candeggina. La De André ha mostrato i referti medici per dimostrare la gravità della situazione e ha raccontato di essere stata sottoposta a numerosi test in ospedale. Ha ribadito che non cercava pubblicità, ma solo condividere la sua storia. Inoltre ha risposto alle critiche riguardo alla sua sincerità, invitando chiunque dubitasse della veridicità del suo racconto a non fare commenti sprezzanti. Inoltre, Francesca De André ha recentemente raccontato la sua storia d'amore tossico con l'ex fidanzato Giorgio Tambellini, che l'ha picchiata più volte e ha causato la sua condanna a 3 anni e 3 mesi di carcere. La giovane ha deciso di parlare pubblicamente di entrambe le esperienze per sensibilizzare il pubblico sui temi della violenza domestica.